livello centrale che periferico. Ad esempio, il comune sarà chiamato a trattare in prima persona e fortemente temi fondamentali come quello del federalismo fiscale e dare prova di un profondo cambiamento nei metodi della sua gestione. È per questo che il Consiglio tutto intero dovrà svolgere le sue funzioni con decisione, funzioni di indirizzo e di controllo, e ciò potrà avvenire soltanto sulla base di una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. È un'intenzione vera e ferma quella del partito a maggioranza relativa di lasciare sempre aperto il confronto con l'opposizione su tutti i temi più importanti che riguardano, che affronterà l'amministrazione e che riguarderanno il futuro di Firenze. Ci auspichiamo che questa apertura venga raccolta positivamente dall'opposizione, che però sappia che noi non saremo mai disposti a scendere su terreno di basso profilo politico o comunque di sterile coerenza. In momenti complessi come questo che stiamo vivendo adesso, cioè faccio alcuni esempi, il dopoguerra, l'alluvione, il periodo del terrorismo, questo alto ruolo di sintesi svolto dal Consiglio Comunale ci ha sempre consentito di uscire da quelle difficoltà, supportando il lavoro della Giunta. È in questo ambito e con quest'ottica che noi del gruppo del Partito Democratico crediamo che alla guida del Consiglio Comunale debba esserci una persona che da un lato sappia gestire ovviamente i lavori dell'Aula, ma che garantisca anche questa costruttiva dialettica tra maggioranza e opposizione. Ed è in questo senso che noi crediamo che l'esperienza istituzionale, ma anche le grandi doti politiche e umane che il consigliere anziano Eugenio Gianni ha, siano la migliore garanzia per tutti noi. Ed è per questo che il gruppo del Partito Democratico